Ciao, oggi ti parlo di un argomento che ho vissuto in prima persona stando in carcere e che mi ha dato particolarmente fastidio. In carcere, come sai, ci sono persone che sono o in custodia cautelare o condannate in via definitiva. Queste sono le due forme giuridiche con cui te puoi stare in carcere. E all'interno di queste forme giuridiche, quindi custodia cautelare e condannato in via definitiva, non ci sono differenze di trattamento. E mai potresti pensare che sia una cosa corretta, nel senso in carcere siamo tutti uguali. Sotto il punto di vista umano, morale, sì, però sotto il punto di vista giuridico, in realtà qualche differenza c'è e non è poca. Te la spiego con un episodio che mi è capitato a me personalmente, quindi quando l'ho vissuto, adesso ti racconterò, mi ha dato particolarmente fastidio, estremamente fastidio. E poi mi sono messo anche nei panni di chi ha già vissuto quel tipo di esperienza. Allora, come ti avevo detto in un video precedente, il giorno dopo che sono entrato in carcere mi fecero l'esame del sangue. Fatti l'esame del sangue, per avere risposte dovevo comunque pagare. Ah, già lì è una cosa stonata, perché mi obbliga a fare una cosa, ma per avere la risposta devo pagarti. Detto questo, comunque, venne fuori, dopo qualche mese tra l'altro, che avevo un valore del sangue che era poco chiaro, secondo uno dei tre dottori che era all'interno del carcere. E in maniera senza nemmeno preavviso né niente, un pomeriggio venni chiamato dall'ufficio matricola, quindi io non so nemmeno cosa mi stesse aspettando. Andai verso l'ufficio della matricola e lì trovai tre guardie con le manette. Tieni presente che quando io fui arrestato non misi mai le manette, quindi le manette per me era al momento una cosa sconosciuta. C'erano queste tre guardie che mi dissero: "Guarda, Mesoraca, si deve andare all'ospedale." E io non sapevo assolutamente niente, nulla di niente, e chiesi il motivo. Deve andare in reparto ematologia per una visita. Ma dice: "Ragazzi, scusate, ma io non so niente." Quindi, insomma, morale della favola, mi obbligarono comunque ad andare all'ospedale perché non avevo fatto il rifiuto scritto in tempo, cosa che, se nessuno mi avvisa, io non potevo nemmeno fare eventualmente il rifiuto. Vabbè, detto questo, mi mettono le manette. Mi mettono le manette per uscire dal carcere e vado nel furgoncino. Nel mio caso fu un Fiat Scudo, quindi nemmeno grande, quindi era molto piccolo. Tieni presente che all'interno di questo furgoncino c'è una piccola cella e quindi il mio posasedere, fa conto, era così, tutto chiuso. Davanti io stavo solamente con le ginocchia, quindi proprio toccavo le ginocchia la porta, la grata, e col plexiglass, telecamere puntate e il furgoncino parte. Fa conto, dal carcere di Pistoia all'ospedale, che era quello di Prato, che non sapevo ancora dove stavo andando, ci sono stati quasi circa 20 minuti di strada, 25 minuti di strada, che è comunque poco, ma non sapendo nemmeno di cosa si stava parlando, comunque mi dava un po' di preoccupazione. Fatto sta che io, fino ad oggi e fino a quel momento lì, non ho mai sofferto di claustrofobia, quindi io. Però quella situazione mi stava creando talmente tanta tensione che comunque mi mancava l'aria, nel senso, stavo vivendo un momento di disagio fisico, e chiesi: "Scusate, ma se qualcuno qui soffre di claustrofobia?" La risposta che mi dettero fu: "Resiste." Ora, la risposta che mi dettero non mi piacque nella maniera più assoluta e mi nervosì ulteriormente. Si arrivò poi all'ospedale di Prato e disse: "Grazie, ma le manette non me le togliete, cioè, nel senso, che ci sto a fare con le manette?" "No, no, le manette te le togliamo di nuovo in carcere." E io gli chiesi: "Scusate, ma allora cosa dovrei fare? Fatemi capire. Io dovrei scendere da questo furgoncino con le manette, andare all'interno di un ospedale con tre guardie intorno, camminare per i corridoi. Tra l'altro, l'ospedale di Prato è dove vivono comunque, cioè, nel senso, Prato è dove vivono tutti i miei amici, i parenti. Io, secondo loro, dovevo scendere dal furgoncino con le manette, farmi il giro dell'ospedale con tre guardie intorno, avendo la possibilità di incontrare nonni, zii, amici, chiunque, potevo incontrare chiunque. La fortuna volle che in quel caso lì la visita medica era sbagliata, quindi era sbagliato il giorno, quindi era stato fissato per la settimana dopo, dello stesso giorno della settimana dopo. E quindi io non uscii da lì. Nel viaggio di ritorno mi feci questa domanda che adesso condivido con te: ma perché chi è in custodia cautelare deve essere trattato come un condannato in via definitiva? Ora, io non voglio dire che non c'entro niente nella mia questione, quindi io qualche colpa le avevo di responsabilità giuridica per il mio procedimento, sempre di reati economici sto parlando. Però quando sei lì dentro, cioè te sei in custodia cautelare,
te sei innocente fino al terzo grado di giudizio. Metti caso, ora magari non è il mio caso, ma metti caso una persona al posto mio che è completamente innocente e va a giro per l'ospedale con le manette e tre guardie intorno. Se lo vede un suo amico, un suo parente, un amico di vecchia data, chiunque, un conoscente, sull'immagine, quindi l'immagine che vede, vede questa persona che conosce con le manette e tre guardie intorno. Dopo anni di processi viene fuori quella persona è completamente innocente. Ora, giuridicamente quella persona è stata ristabilita, quindi per la legge rimane pulito. La felina è pulita. Ma agli occhi di chi l'ha visto? No. Agli occhi di chi l'ha visto, quella persona era con le manette e tre guardie intorno. Io mi sono chiesto, ma perché io devo essere giudicato in quel momento lì da chi mi avesse visto come una persona condannata, quindi che ha commesso sicuramente quel reato, quando sono in custodia cautelare? Questo vale per quell'episodio lì, ma vale anche per i colloqui telefonici, i colloqui visivi con i propri familiari. Perché io devo avere gli stessi diritti o gli stessi obblighi di una persona che è stata condannata in via definitiva? Questo vale per me, ma io parlo a livello generale, quindi parlo del mio caso perché l'ho vissuto io in prima persona. Ma perché una persona in custodia cautelare deve avere gli stessi obblighi e le stesse cose negative di chi è stato condannato in via definitiva? Ma se la legge dice che noi siamo innocenti fino al terzo grado di giudizio, o fino a che non l'accetti comunque, puoi accettare anche al primo grado o al secondo grado, quindi tecnicamente sei colpevole quando te lo accetti. Se non l'accetti, la Costituzione dice no, te lo sei, e lì sei comunque colpevole, e va bene. Ma fino a quel momento lì, perché mi devi considerare come un condannato? Perché io devo andare in giro con le manette quando magari tecnicamente poi il mio reato sarà giudicato meno del carcere stesso? È una cosa che non ho concepito e mi ha dato particolarmente fastidio in carcere. Tornato poi in carcere, dopo quell'episodio lì, andai subito dal dottore, la dottoressa in questo caso, e dissi: ma non si avvisa nemmeno che devo fare una visita, cioè è comunque la mia salute, avrò libertà sulla mia salute. Sì, hai ragione, non ti avevo avvisato. Allora facciamo così: qua ti dai il foglio, io ti rinuncio alla visita, io non vado da nessuna parte. Fu fatto così. Tra l'altro, poi il turno dopo venne il dottore, l'altro dottore, chiesi di poter parlare con il dottore e gli dissi: dottore, ma mi può dire su questi esami qua se io ho qualcosa che non va? E lui mi disse: ma qui va tutto bene. Ah, anche lì, cioè, si deve aprire un capitolo su come funziona lì il mondo dell'infermeria in carcere. Se uno dice bianco, un altro dice nero, con la stessa cartella clinica, quindi dovrei capire anche lì come funziona quel mondo. Però, vabbè. La domanda finale da porsi è: perché non c'è nessuna differenza tra chi è in custodia cautelare e chi è stato condannato in via definitiva? A te la risposta, perché io sinceramente non me la sono trovata. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!